È scaduto alle 12 del 29 febbraio il bando di gara per la vendita degli immobili di proprietà della provincia di Piacenza che ospitano la prefettura in via San Giovanni e la caserma dei carabinieri di via Beverora. La gara è andata deserta. La base d'asta per la caserma dei carabinieri era di 5 milioni e 200 mila euro e per il palazzo della prefettura 4 milioni e 600 mila euro. La provincia aveva già stabilito che in caso di asta deserta avrebbe ceduto gli immobili a Patrimonio Italia gestito dal fondo Invimit. Entro fine marzo verrà predisposto dunque il rogito e sarà poi il fondo a percepire l'affitto da carabinieri e prefettura. La provincia, con il ricavato della cessione, realizzerà una palestra a servizio delle scuole nell'ex laboratorio Pontieri, come previsto dal piano delle opere pubbliche che verrà varato ufficialmente entro il 10 marzo. Nel frattempo, dalla giornata di ieri, è libero l'immobile di via Mazzini che ospitava gli uffici della provincia. I lavoratori sono stati spostati in via Garibaldi. La provincia ha sondato l'interesse di Comune di Piacenza e Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo dell'immobile. In caso contrario, provvederà ad una nuova asta. Il piano delle opere pubbliche predisposto dalla provincia per il 2016 può contare su 13 milioni di euro. 9,8 arrivano dall'alienazione di caserma e prefettura, 400 mila euro dal tesoretto annuale di Caorso, 1.480.000 sono fondi destinati dalla regione per la messa in sicurezza delle scuole, l'altro milione arriva da fondi della provincia. 7 milioni di euro verranno destinati alla manutenzione e al ripristino delle strade danneggiate. Al momento resta da capire in che modo i danni provocati dalle recenti piogge possano intaccare i piani della provincia.